situazione. Al 43esimo l'angolana accorcia con questo tiro al volo di Iaie, ma l'ultima azione pericolosa della partita. Insomma, il secondo gol ci ha pesato più del dovuto. Siamo un po' giovani, un po' inesperti, in questo dobbiamo migliorare, c'è poca cattiveria. A zero. Non passano nemmeno 60 secondi che gli ospiti pareggiano. Incertezza difensiva dello Spoltore. Ne approfitta Ndiaye che sigla l'1-1 con un gol fantastico. Ma gli ospiti devono di nuovo capitolare al minuto 26. Sentire. E all'ottavo della ripresa i due ex colpiscono. Suggerimento di Di Giovanni per Ndiaye, che è implacabile e fa 2-0. Il centrocampista, che un paio di minuti dopo, nel bel mezzo di disordini sugli spalti, gonfiano la rete con Ndiaye per un gol che rianima i peligni. Giuseppe, ma il numero 10 di casa si fa perdonare dopo appena 60 secondi con lo splendido stop di petto e il passaggio per il compagno di reparto Bizzarri, che con freddezza batte a rete e sigla il vantaggio. Ripresa al settimo, Nepa va a segno arrivando a calciare indisturbato da distanza propizia, con passi invece al raddoppio della truppa angolana, a segno con Ndiaye che fa scorrere i titoli di coda con un tocco ravvicinato a porta ormai sguarnita, mettendo a frutto la devastante incursione dalla sinistra di Maloku. Il Cupello rimane spettatore non pagato. Minuti dopo l'angolana è vicino al vantaggio, dopo una mischia in aria Bizzarri tenta una conclusione che Bruno scalda le mani e riesce a bloccare il risultato sullo 0-0. Alla mezz'ora Bruno è autore di un'altra bellissima parata. Ndiaye innesca Pompei solo in area di rigore, prova ad incrociare ma le stretta. Ndiaye va via sul filo del fuorigioco e spiazza il portiere, si alza la bandierina proprio nel momento più bello per l'attaccante. Finale di è il preludio al gol che arriva 5 minuti dopo. Ndiaye dal lato corto dell'area di rigore lascia partire un tiro cross che beffa Rossetti e gonfia la rete per l'1-0. Ottava rete stagionale per l'attaccante ex nerostellati che raccoglie gli entusiasmi dell'intera panchina. Reiterate proteste per gli ospiti che recriminano la regolarità dell'azione. Prima di confezionare al decimo l'assist al bacio per Pendenza che rompe l'equilibrio siglando l'1-0 di Marca Peligna con la sua quarta rete in campionato. Ati che all'83esimo trovano il raddoppio con Ndiaye che fa esplodere Lazio Ricci mettendo fine a una prolungata fase di stanca. Però a 5 metri dalla porta e sul tocco corto Ndiaye insacca proprio sotto l'incrocio dei pali. 1-1 e tutti negli spogliatoi. Nel tormento, mentre il Paterno deve fare i conti con l'inferiorità numerica e con le energie che inesorabilmente sono sempre di meno e per 20 minuti non accade praticamente nulla. Al 21esimo però sbagliano prima Tabacco e poi Mauti e ci vuole tutta l'abilità di Di Girolamo per evitare la... Ndiaye si gira, cerca di andarsene, Ndiaye difende bene il pallone, Ndiaye, ancora Ndiaye, avanza, palla al piede, Ndiaye... Viene fermato in maniera. Poi Del Gizzi non riesce ad allontanare bene il pallone, ma lo recupera Ibrahim Ndiaye. Ndiaye in mezzo a due avversari, finisce a terra. E vanno vicino al gol al secondo minuto con Ndiaye che prova la conclusione, ma viene respinta da Di Giuseppe. Nuovamente il numero 10 si avventa sulla sfera, ma viene esteso per il direttore di gara, il signor. Lo stop di petto di Ibrahima Ndiaye e mancino dell'attaccante che sfila, ma nella ripresa è più angolana che Pontevomano. Calcio di rigore decretato per atterramento di Francia ai danni di Ndiaye per Serani della sezione dell'Aquila e calcio di rigore molto contestato a dire il vero. Si presenta il numero 10 dal dischetto che spiazza Di Martino per il vantaggio giallo-blu. Ndiaye Ibra 9 gol ad oggi, giusto? Dammi un numero. Dai. Stiamo cercando di arrivare a doppia cifra come ogni anno, anche se questo anno siamo un po' partito male, però ultimamente stiamo riprendendo qualche gol, lo stiamo facendo, quindi stiamo cercando di arrivare almeno 12 su 14. Doppia cifra, sei contento, ma non ti poni un limite. No. 12-13 sarebbe il top. All'inizio avevamo un altro obiettivo. Quello di lottare per il capocannoniere, ma è andata così, quindi
ci rilavoreremo, dai. Daniele, nonostante il tuo ruolo di centrale difensivo...